E in questo ultimo periodo le alluvioni, la siccità, come abbiamo visto, e altre calamità hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole. Vediamo. Le aziende agricole tra siccità, alluvione, peste suine e granchio blu segnalano danni per 8 miliardi e mezzo, mentre dal mondo del commercio arriva la preoccupazione per il rallentamento dei consumi delle famiglie. Da sostenere chiedono le imprese del settore con una manovra che lasci più reddito disponibile e anche piccole e medie imprese chiedono ora attenzione ai nuovi organismi europei su fisco e lavoro, lo dice un sondaggio dell'osservatorio Evolution Forum Business School. Le aziende non hanno tanto paura delle tensioni internazionali, di quello che accade a livello geopolitico, ma sono fortemente preoccupate dalla difficoltà di trovare nuove risorse, soprattutto i giovani, di questo non incontro fra la richiesta e l'offerta del mondo del lavoro. La questione centrale resta il rapporto col mercato del lavoro e con la formazione. Servono competenze, serve la possibilità di fare formazione in azienda, mentre per poter tornare a investire le piccole e medie imprese hanno bisogno di un quadro più chiaro sul costo del denaro, per uscire dall'incertezza in cui la BCE continua a lasciare le sue prossime mosse. Per sopravvivere nei prossimi mesi, si legge ancora nel sondaggio, occorrerà un ulteriore taglio di almeno 25 punti dei tassi di interesse, che premono incessantemente sulle piccole e medie aziende italiane.